grande giornata delle porte aperte a Thun. L'esercito visto da vicino. Disciplina, istruzione dura e variata sul terreno e ai simulatori. Questa è la realtà quotidiana per la truppa della formazione d'addestramento dei blindati dell'artiglieria a Thun. Qui, dove inizia l'Oberland bernese, ogni anno prestano il servizio circa 5.000 soldati. Con una superficie di oltre 6.000 km quadrati e 16 km di piste per carri armati, questa piazza d'armi è il più importante luogo di istruzione dell'esercito svizzero. Oggi sono oltre 2.000 i visitatori giunti sul grande piazzale militare per farsi un'idea dell'esercito. Hanno aderito all'invito per la giornata di visita ufficiale. Il bello delle giornate delle porte aperte è che si può toccare con mano l'esercito. I visitatori possono viaggiare sui carri armati, osservare i sistemi d'arma e vedere quali pesi devono portare ogni giorno i giovani soldati. I genitori devono venire a vedere cosa fanno i soldati e com'è veramente, ma soprattutto devono poter vivere da vicino l'esercito e toccarlo con mano. L'esercito viene reso tangibile per i civili in diversi modi. Gli ospiti possono farsi un'idea delle attività, dell'istruzione e dell'equipaggiamento sulla base di diverse rappresentazioni, prima di poter discutere individualmente con i soldati presso le diverse postazioni. Sono venuto per mio figlio. Voglio vedere cosa fa qui. Sì, sono impegnati molto. L'intera infrastruttura con così tante persone funziona semplicemente. È incredibile. Sono qui per mio fratello. È granatiere carrista. Mi piace in particolare poter vedere cosa fa l'esercito e cosa fa lui nell'esercito, insomma, cosa succede. Siamo qui perché nostro figlio è nella scuola reclute dei granatieri carristi. Troviamo fantastico che i giovani possano acquisire esperienze indimenticabili. Imparano il cameratismo e a soffrire, ma anche a ottenere successi. È sempre interessante osservare come se la cava la generazione successiva. I simulatori hanno un'importanza maggiore. Tutto è più reale e dinamico. Imparano cose più realistiche rispetto ai nostri tempi. Oltre all'offerta variata di stand interattivi e piccole rappresentazioni, viene presentata anche l'esposizione itinerante di quest'anno Il tuo esercito, che propone agli spettatori una panoramica generale dell'esercito e del suo ulteriore sviluppo. Per me l'esposizione itinerante Il tuo esercito è una parte importante della giornata delle porte aperte. Quando i genitori arrivano, vedono la quotidianità militare dei loro figli, soprattutto le armi fino al livello di gruppo o di sezione. Il tuo esercito completa tutto questo, presentando le nostre forze armate in un contesto generale. I genitori possono informarsi sui compiti dell'esercito a favore dello Stato e su quanto ci costa. Lo ammetto, è anche un po' di marketing. È però molto importante che ricevano un'immagine complessiva dell'esercito. I soldati dei blindati dell'artiglieria presentano con orgoglio il loro esercito ai numerosi visitatori presenti per l'occasione. In modo creativo, ludico e variato, un esercito da toccare con mano sulla piazza d'armi di Thun.